campo principale l'uscita di Crotone per Crotone Juventus. Francesco Repice. E come si diceva da studio, punti pesantissimi in ballo in questa sfida, si lotta per la salvezza, si lotta per lo scudetto. La Juventus cercherà di tenere il Napoli a debita distanza e la Crotone proverà la scalata a quel quart'ultimo posto, che vorrebbe dire per il secondo anno consecutivo il mantenimento della massima categoria. 16.000 sugli spalti, terreno in perfette condizioni, direzione di gara affidata al signor Fabri della sezione di Ravenna, temperatura e clima tipicamente primavera inoltrata. Queste le formazioni ufficiali. Cominciamo con il Crotone che schiera Cordas tra i pali, Faraoni con Ceccherini, Capuano e Martella in difesa, Barberis, Mandragora e Rodin in mezzo al campo, Diaby, Simi e Stoian in attacco, 4-3-3 per Walter Zega, così come 4-3-3 il sistema di gioco scelto da Massimiliano Allegri, di Bala, Higuain, Douglas Costa nel pacchetto avanzato e poi a presidio della mediana Marchisio in cabina di regia con Sturaro e Matuidi intermedi rispettivamente a destra e a sinistra in difesa, Lichtsteiner, Benatia, Rugani ad Alexandro da destra a sinistra, tutti davanti a Szczęsny, ovviamente grande entusiasmo qui a Lecce Scida, foltissima la colore dei tifosi della Juventus presente in Calabria e praticamente presenti tutti qua allo stadio di Crotone, da dove grazie alla collaborazione tecnica di Salvatore Migliari restituiamo la linea Filippo Corsini. Teso in area, la Juventus è in vantaggio esattamente al minuto 16 nel corso del primo tempo, cambia il parziale, Alessio Scida di Crotone ha segnato Alexandro, Crotone 0 Juventus 1, a te la linea Carmignani. Crotone con la rete appena segnata da Alexandro, la Juventus che si era trovata abbastanza mal partito per la grande densità della formazione calabrese, poi però questo acuto, azione da palla inattiva, calcio d'angolo manovrato potremmo dire così, con il cross che arriva poi da sinistra ad opera di Douglas Costa, Alexandro colpo di testa, angolino basso alla sinistra di Cordas, nulla da fare per il portiere del Crotone. Crotone Juventus, dove abbiamo raggiunto il 23esimo nel corso del primo tempo, la Juventus è in vantaggio per 1-0 in virtù della rete messa a segno al 16esimo da Alexandro, ma Crotone è pericoloso nel periodo in cui non siamo stati collegati con un paio di traversoni dalla corsia di sinistra, quella preferita evidentemente della formazione di Walter Zega, soffrono tantissimo Lichtsteiner e Sturaro, ancora il Crotone a rubare palla lì in mezzo, Allegri è scatenato e arrabbiatissimo contro i suoi giocatori che continuano a perdere palloni sanguinosi all'interno della loro metà campo, per giunta dato modo così alla Crotone di presentarsi al limite dell'area di rigore bianconera con una certa pericolosità, dobbiamo dire. Decide la rete di Alessandro alla 16esima, la Juventus abbastanza diciamo così svogliata, abbastanza distante tra i reparti, poca precisione nei passaggi, questo ripetiamo per il disappunto di Massimiliano Allegri che sta facendo scaldare nel frattempo Quadrado, vuole immediatamente cambiare qualcosa evidentemente il tecnico campione d'Italia nel suo assetto tattico. Ora Higuain di forza prova ad andare via dalla parte opposta, il destro centrale anche se forte in due tempi, Cordas si inginocchia all'interno della sua area piccola e riesce a bloccare il pallone, dicevamo in seconda battuta, è un Crotone comunque molto organizzato, quello che stiamo ammirando stasera qui a Lecce Scida di Crotone contro la Juventus, una Juventus che fa arrabbiare molto il suo allenatore poc'anzi in colloquio serrato con Stefan Lichtsteiner, visto che gravita dalle parti della panchina bianconera all'esterno destro della formazione bianconera, poi la percussione di Douglas Costa per Dybala che avrebbe modo di affondare centralmente su di lui, in qualche modo arriva Capuano, il rimbalzo però favorisce Sturaro, ancora indietro per Dybala, Dybala limita la palla sul sinistro, il tentativo di servire Higuain in area rigore, prova la conclusione murata ancora dai giocatori della Crotone, la Juventus che si mantiene adesso in zona offensiva, lo fa con Matuidi, la quale scambia con Higuain, Higuain prova ad andarsene, viene messo giù da Diaby, ci sarà calcio di punizione fuori dalla formazione bianconera a circa 30 metri di distanza dalla porta difesa, ad accordo 6 minuti sul cronometro che sono 7 nel corso del secondo tempo qui a Crotone, la Juve in vantaggio per 1-0, è la linea che può tornare a Napoli. Crotone Juventus, perché c'è un calcio di punizione all'interno dell'area piccola addirittura della Juventus in favore del Crotone, retropassaggio di Benatia, così perlomeno lo ha interpretato il direttore di gara il signor Fabri della sezione di Ravenna, retropassaggio di Benatia e per il suo portiere Szczęsny, pressato com'era da Simi, Benatia ha retrocesso di fatto il pallone verso il proprio compagno di squadra, calcio di punizione a due in area, pallone che è sistemato mezzo, anzi diciamo così una trentina di centimetri all'interno dell'area piccola, al vertice destro dell'area piccola, ci sono due uomini, anzi tre uomini del Crotone nei pressi del pallone, Stoian toccherà l'indietro per... ha segnato l'Udinese, Ingelsson 2-1 a Terepice, d'accordo, e questo gol dell'Udinese arriva in un momento terribile anche qui della partita, qui a Crotone, quando il Crotone è a disposizione questo calcio di punizione a due in area di rigore addirittura all'interno dell'area piccola, Stoian toccherà per uno tra Barberis che va al tiro, la ribattuta, anzi era Faraoni, la ribattuta al pallone che rimane lì per Barberis, si oppone nuovamente Sturaro e poi scaraventa il pallone in fallo laterale, la panchina della Juve esplode
come se addirittura la squadra bianconera avesse segnato un gol. Momenti di grandissima emozione. E qui Alessio Cila di Crotone, siamo alla 14esima con la Juventus che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 16esimo del primo tempo ad opera di Alexandro. Ripetiamo, la panchina della Juve che è schizzata all'impiede quando questo pericolo è svanito, quando questa opportunità per il Crotone è svanita. Il Crotone che stava prendendo le misure in questo secondo tempo, almeno relativamente agli ultimi 3-4 minuti di gioco rispetto alla Juventus, ha cominciato a pressare in maniera ossessiva all'interno della tre quarti campo avversaria e ha raggiunto questa opportunità, ripetiamo, sfumata sul corpo di Szczęsny. Al nono minuto il pareggio del Crotone con Simi, esattamente al 20esimo minuto nel corso del secondo tempo cambia il parziale. Alessio Cila ha pareggiato il Crotone, ha pareggiato Simi con una rovesciata spettacolare sotto l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Szczęsny. Crotone 1 Juventus 1, 20esimo del secondo tempo, a te la linea. Siamo arrivati al 24esimo nel corso della ripresa che il parziale è cambiato perché il Crotone è pareggiato all'altezza del 20esimo. La solita percussione da sinistra di Martella, il cross in mezzo toccato da Barberis di testa, sbucciato da Trotta appena entrato in campo al posto di Diaby, e poi la rovesciata spettacolare di Simi sotto l'incrocio dei pali. Non sarà stato certo quella di Cristiano Ronaldo del Real Madrid in una partita di un paio di settimane fa all'Allianz Stadium di Torino nella quarto di finale della data della Coppa dei Campioni, ma certo un gol meraviglioso da parte della centravanti della formazione crotonese che ha raggiunto il gol del pareggio. Era appena entrato in campo Betancourt in luogo di Marchisi, ora Cuadrado al posto di Sturaro per andare in qualche modo a corroborare l'attacco di una Juventus che nella ripresa è stata abbastanza a guardare da subito. Il gol del pareggio ad opera, come detto, di Simi esattamente al 20esimo. Attenzione, c'è la Juve in area di rigore con Dybala alla sinistra verso la linea di fondo per il traversone, secondo palo in ritardo Cuadrado, poi Martella che riesce a toccare per Rodien, arriva alle sue spalle Lichtsteiner, porta la sfera quasi all'altezza della linea laterale, la retrocede dalle parti di Betancourt, il forcing della Juve nel tentativo di riportarsi in vantaggio, Matuidi dalla distanza del sinistro, la deviazione in angolo di Cordaz con la punta delle dita, manda il pallone oltre il fondo e concede semplicemente il tiro dalla bandierina alla formazione campione d'Italia. Un momento importante della partita, il Crotone che continua a spingere ma nel periodo non collegato è stato protagonista assoluto il portiere della formazione calabrese Cordaz sulla conclusione a colpo sicuro ad opera di Higuain dagli 11 metri, pallone a mezza altezza colpito al cuore al volo con inaudita potenza ad opera della Pipita, si è difeso come ha potuto in maniera scomposta ma molto molto efficace il portiere Crotone. Perde Tonelli, 4-2 4-2 Napoli alla mezz'ora della ripresa, a te Repice. D'accordo, perché aveva perso palla Betancourt in una zona sanguinosa del terreno di gioco e Trotta si era trovato il pallone sul piede sinistro all'interno dell'area di rigore bianconera, poi in qualche modo la difesa dei campioni d'Italia è riuscita a liberare in fallo laterale con il Crotone che si mantiene in zona offensiva con il minuto che è il 34esimo, con Martella che ha il pallone tra le mani, adesso cercherà di distribuirlo all'altezza del lato corto dell'area di rigore bianconera dove si muove Trotta, viene affrontato da due avversari, il pallone in mezzo, Rodien a caccia della sfera, poi Trotta che ruba il tempo a Lichtsteiner, libera Rugani però sul petto di Mandragola, l'altro monito della partita assieme a Benatia, aperto attraverso l'attenzione, la girata di Trotta murata ancora una volta da Benatia, brividi nella cuore dell'area di rigore bianconera, e ancora errori questa volta di Higuain, poi sul settore di destra Faroni che prova a liberarsi in qualche modo, Benatia che libera minuti sul cronometro 34 quasi 35 nel corso del secondo tempo a Crotone, Crotone 1 Juventus 1 Napoli, ancora Crotone Juventus 47esimo e 10 secondi, si andrà avanti fino al 48esimo per effetto dei tre concessi di recupero al direttore di gara, Crotone Juventus 1-1, Juventus che spinge in maniera forsennata a caccia della gol della vittoria, Crotone che si difende con le unghie e con i denti, ora Ieti insegue il pallone, lo scaraventi in avanti ovviamente senza fare complimenti, 47 minuti e 28 secondi, la pallone che finisce in fallo laterale, rimessa con le mani fuori della Juve, addirittura Allegri che cerca di accelerare le operazioni di ripresa del gioco, Alessandro a cavallo tra le due metà campo, viene retrocesso qualche metro al ritroso da parte del direttore di gara, poi Betancourt all'interno della propria tre quarti campo, all'indietro nuovamente per Benatia che prova a lanciare lungo, 47 minuti e 45 secondi, alla caccia del pallone Higuain, arriva Sapiulisi a scaraventare lontano di testa, poi ruba palla, attenzione Faraoni si scaraventa nella metà campo avversario, viene appoggiato da Trotta, 47esimo e 55 attenzione, secondi, scusa, segnato è finita, chiediamo scusa, è finita,
a Crotone, Crotone Juventus 1-1, pareggio clamoroso. Emanuele Dotto. Sì, grazie, perché la Sampdoria al 48esimo ha portato a casa il punto della vittoria. Rapido commento da Crotone, Repice, il pareggio della Juventus. Vai. Ed è un pareggio clamoroso quello della squadra bianconera, campione d'Italia, sul terreno del Crotone, un Crotone che non ha mai mollato, un Crotone che nel primo tempo ha già messo alla frusta la difesa appunto bianconera, con qualche iniziativa in particolare sulla corsia di sinistra. Una Juventus svogliata, una Juventus poco precisa, inefficace, una Juventus che ha rovinato un calcio pressoché evanescente alla testa della linea mediana, con gli uomini più in vista, Dybala e Higuain assolutamente fuori dal contesto e fuori dalla partita. Il solo Douglas Costa che è stato in grado di pennellare al 16esimo del primo tempo il cross per Alexandro, la gol, il gol in acrobazia da parte del terzino brasiliano, poi il tentativo di gestione da parte della Juve nel secondo tempo al 27esimo, il meraviglioso pareggio ad opera di Essimi, una rovesciata che ha ricordato quella di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino nella partita di Coppa dei Campioni. Ha resistito alla fine il Crotone, è riuscito a portare a casa un salvifico, forse pareggio per la sua corsa verso la permanenza in Serie A. Juventus invece che adesso ha solo più 4 al Napoli, domenica sera lo scontro diretto all'Allianz Stadium. Grazie per la collaborazione tecnica a Salvatore Migliari, in linea di nuovo Filippo Corsini.